melanoma è il tumore che nasce dai melanociti, ossia da quelle cellule che donano il colore alla nostra pelle, ma che sono anche responsabili della nascita dei nei. Il melanoma è un tumore molto frequente, è il secondo tumore più frequente negli uomini al di sotto dei 50 anni ed è il terzo tumore più frequente nelle donne nella stessa fascia di età. Negli ultimi anni l'incidenza del melanoma è nettamente aumentata. Pensiamo che tra il 2019 e il 2020 l'incidenza del melanoma è aumentata del 20%. Questo è dovuto sicuramente a molte più diagnosi rispetto a un tempo, perché le persone sono state sensibilizzate nei confronti dello screening dei nei, ma anche perché questo è il risultato delle esposizioni un po' sconsiderate degli anni passati. La prevenzione secondaria del melanoma si basa sui controlli dermatologici regolari, quindi è buona regola recarsi dal dermatologo almeno una volta l'anno per eseguire un controllo generale di tutto l'ambito cutaneo. Qui all'ambulatorio Apollo d'Oro eseguiamo visite dermatologiche estremamente approfondite in cui il paziente viene completamente spogliato e vengono esaminati innanzitutto col dermatoscopio manuale tutti i nei presenti sull'ambito cutaneo. Qualora il paziente dovesse notare una modifica di un neo in termini di colore, forma o dimensione, è bene che il paziente si rechi immediatamente dal proprio dermatologo. Anche qualora notasse la comparsa di un nuovo neo, anche in questo caso è importante recarsi dal dermatologo prima del controllo stabilito. La prevenzione primaria del melanoma si basa su una corretta educazione all'esposizione solare. Molto spesso i pazienti non sono abituati o non sanno che la protezione solare va rinnovata durante l'arco della giornata. Anche la protezione 50+ va rinnovata ogni 2 ore, poiché dopo 2 ore il potere proprio protettivo del filtro solare va ad esaurirsi. Altra cosa, è importante ripetere l'applicazione della protezione solare dopo il bagno. Anche in quelle protezioni in cui c'è scritto water resistant o waterproof, questo non sta a significare che dopo il bagno la protezione rimane invariata, sta semplicemente a significare che abbiamo l'80% della protezione solare dopo 2 bagni di 20 minuti, nel caso delle protezioni resistenti all'acqua. Nel caso delle protezioni molto resistenti all'acqua, i bagni diventano 4, quindi 4 bagni di 20 minuti. Ma quindi dopo questo tempo la protezione va riapplicata. Altra cosa fondamentale, la quantità di protezione. Per raggiungere l'SPF indicato sull'etichetta è importante mettere una quantità adeguata, il che significa per un soggetto di corporatura media adulto usarne circa 6 cucchiaini da tè. È altresì importante evitare l'esposizione nelle ore centrali della giornata, quindi evitare l'esposizione tra le 12 e le 16.